La carità della preghiera è espressione dell'amore dei credenti nei confronti dell'umanità e del mondo, diventando intercessione, supplica, offerta della propria vita a Dio. Anche Papa Francesco, in occasione dell'anno della preghiera, ci ha esortato a riflettere, in preparazione all'importante evento del Giubileo del 2025, su come la nostra vita, se intessuta di preghiera, possa essere manifestazione della carità per il prossimo e per il creato. C'era una monografia di un cardinale francese negli anni Ottanta che diceva: i santi sono in mezzo a noi, i santi anonimi, i santi senza nome, anche quelli che non sono pubblicati sui nostri calendari. La santità cosa vuol dire? È lo sforzo che ciascuno di noi deve vivere da configurato a Cristo, Cristo che è venuto per servire, che è venuto per liberare, è venuto per rimettere in piedi chi cade, per restituire la pace ai peccatori. Ecco, tanti santi sono ancora fra noi e ringraziamo il buon Dio. I santi però sono dei modelli non solo da contemplare, ma da imitare, quello che io auguro a me e anche a tutti quanti voi. Per questo motivo l'Ufficio Diocesano per le Cause dei Santi ha voluto proporre un convegno nell'Aula Magna del Seminario Vescovile di Molfetta, focalizzando l'attenzione su due testimoni della santità della Chiesa diocesana, la molfettese Marta Poli e la ruvese Suor Amalia di Rella. Dio non ha bisogno delle nostre preghiere, ma le vuole, perché con la preghiera noi siamo uniti alla sua volontà di amore. E questo Marta Poli l'ha compreso benissimo fino alla sua morte, avvenuta nel 1957. In queste donne, specialmente in Suor Amalia, la preghiera si è fatta gesto concreti di carità, ma tanti gesti concreti di carità, soprattutto incontrando le famiglie, esortandole alla preghiera, esortandole alle opere di assistenza, specialmente gli anziani e gli ammalati. Queste cose adesso devono essere diffuse perché meritano di essere indicate come esempio, specialmente nel giubileo che si deve fare speranza e soprattutto prove di carità verso quanti hanno bisogno. Un incontro per riconsiderare la fecondità della preghiera per l'umanità. E i vissuti di Marta Poli e di Suor Amalia di Rella ne sono l'esempio. Queste due donne sono veramente un segno della benevolenza di Dio, un segno di come veramente il Signore ci ama nella nostra umanità.